Al termine dell'incontro tra la Shadow Dax e la Foppa Pedretti, 3-1 per la Foppa Pedretti, Urbino però è stato in campo fino all'ultimo e abbiamo visto anche, permettimelo di dirlo, anche un François Salvagni che oggi ha dato maggio spazio a tutta la sua rosa e tutte le ragazze hanno risposto alla grande. Veramente, merito delle ragazze perché si allenano con grandissima intensità e grande livello. Non è stata una bella partita, all'inizio avevamo ancora un po' i fantasmi delle ultime due prestazioni non perfette. Poi piano piano abbiamo iniziato a giocare non una grande pallavolo ma una pallavolo fatta di cuore. E piano piano siamo cresciuti, abbiamo avuto alla fine la possibilità veramente con la palla di Blagojevic di andare al tie break. Ma veramente mi sento per l'ennesima volta di dire grazie alla società, alle ragazze, ai tifosi, perché veramente giocare al Palamondolce è sempre un'emozione grandissima e credo veramente che ci dia una marcia in più, soprattutto nei momenti difficili come quello che stiamo attraversando. Sì, sicuramente è stato un risultato molto importante fare i tre punti qui a Urbino. E venivamo comunque da una sconfitta che ci bruciava e volevamo subito riscattarci in campionato per poi prepararci al meglio per la sfida di mercoledì. Sono stati tre punti fondamentali, anche se non abbiamo giocato ancora come vogliamo, abbiamo ancora l'intesa in attacco sicuramente da migliorare, soprattutto nel secondo set abbiamo giocato facendo molta fatica in attacco, però siamo stati bravi a rimanere comunque attaccati alla partita anche se abbiamo perso quel set. Poi Urbino stasera ha concesso più del solito, però anche noi abbiamo spinto un pochino di più del solito in battuta e da lì poi il lavoro del muro difesa è stato facilitato. Siamo con Francesca Gentili. Al termine dell'incontro tra Shadow Dax e Foppa Pedretti non è andato bene come risultato, ma oggi ha trovato spazio in campo e ha dato anche un grande contributo. Sì, beh, io sono sempre pronta per dare contributi, sono felice di dare contributo alla squadra. La voglia di giocare è sempre tantissima, quindi penso che si è visto con entusiasmo. Cerco di dare tutto il possibile e mi dispiace veramente tantissimo perché mancava poco così per vincere il set, che poi vabbè è quello che fa la differenza, però penso che come squadra ci sono stati alcuni momenti di calo, un po' superficiali, però vabbè, dopo ci siamo riprese e fino alla fine si vedeva quanto abbiamo lottato, però purtroppo merito anche alla Foppa